Buonasera dal Millennium, terza giornata di Minor League, appena cominciata la partita tra Engim e Italian All Blacks, subito una conclusione verso la rete da parte di Italian All Blacks. Calcio d'angolo All Blacks e poi il colpo di testa con il pallone che si insacca alle spalle del portiere, 1-0 Italian All Blacks. Gilardi arriva al limite dell'area di rigore, il tiro che si insacca alle spalle dell'incolpevole estremo difensore Gagliardi ed è il gol. Ma la rimessa è per Italian All Blacks, rimessa battuta rapidamente, c'è un contatto in area di rigore, non falloso secondo l'arbitro, poi il tiro fuori di pochissimo questa conclusione. Il tiro da lontano, poi perde palla un'altra volta la difesa e il tiro di Guarino finisce a fondo campo per la deviazione del portiere Militano. Il tiro da lontano e per poco il portiere non si butta il pallone dentro, anzi è così, 2-1 All Blacks, clamorosa papera qui. Recupera il pallone Guarino, Guarino avanza, serve Menna, di prima il pallone per Monte, il tacco di ancora per Monte, che azione! 3-1 Italian All Blacks, gol di Monte ma pregevole l'assist di tacco da parte di Menna dopo pallone che finisce sul fondo del campo e su questa azione si conclude il primo tempo, Italian All Blacks in vantaggio per 3-1 al termine della prima frazione di gioco. Cominciato il secondo tempo fra Italian All Blacks ed Engim, si riparte dal vantaggio All Blacks di 3 gol a 1, vantaggio maturato nella prima frazione di gioco. Calcio d'angolo, il colpo di testa ancora di Spadera che cerca, anzi il gol, volevamo dire, scusate, di Monti che trova il gol del 4. Traversone in mezzo, la deviazione da parte di Iozzi che non trova il gol del 2-4. Sfortunata qui Engim. In mezzo recupera Spadera che poi lancia il contropiede di Menna che entra in area di rigore. Menna! 5-1 All Blacks, gol sbagliato, gol. Adesso Spadera, il passaggio per Monti, il tiro, la parata del portiere Militano, poi il pallone all'indietro per Spadera che realizza il gol del 6-1, doppietta per il difensore di Italian All Blacks, assist di Monti. Esce Gagliardi ancora con i pugni, Menna il numero, pallone per Monti che gli restituisce il pallone, Menna davanti al portiere, il pallonetto si divora, il gol del 7-1, ha sbagliato probabilmente la cosa più facile di tutta l'azione. Su questa punizione però non verrà battuta, si conclude quindi l'incontro con la vittoria di All Blacks per 6-1 in una partita tutto sommato dominata. Linea alle interviste. Siamo qui con Spadera, la partita si è appena conclusa con la vittoria di Italian All Blacks per 6-1 nei confronti di Engim. Una partita a Spadera tutto sommato dominata dall'inizio alla fine, soltanto un po' di apprensione nei primi 15-20 minuti di gioco, poi avete preso il largo e dominato l'incontro. Sì, abbiamo avuto un po' di difficoltà ad entrare in partita perché comunque dopo due partite vinta 1-8-1 e 1-9-0 non era facile mantenere la concentrazione alta. Però diciamo abbiamo comunque saputo fare una buona partita. I ragazzi voglio fare i complimenti perché anche oggi hanno fatto davvero un'ottima partita. E niente, questo è. Ciao, Quindi Corino Affan. terza partita, terza goleada si può dire, con un gioco complessivo di squadra veramente ottimo. Sono risultati che vi danno fiducia anche in vista del proseguio del torneo? Sì, ci danno fiducia. Poi oggi era anche difficile dal punto di vista, diciamo, proprio di squadra perché c'erano molte assenze. Ma chi ha sostituito i ragazzi mancanti comunque ha saputo fare una buona partita. Ringraziamo Spadera per la disponibilità e l'intervista. Complimenti per la prestazione. Dal Millennium è tutto, alla Grazie prossima. a voi.